Quest'anno al MIA, a cui partecipo per la seconda volta, ho presentato questo progetto che si chiama White World ed è una ricerca focalizzata su paesaggi molto diversi fra loro, perché ci sono diverse situazioni che partono dai deserti alle nevi per finire al mare. Per cui abbiamo delle situazioni geograficamente molto differenti, alle quali però ho cercato di dare un comune denominatore utilizzando una particolare tecnica di stampa IK, e quindi per poter creare tutte queste sfumature qua che io chiamo tutti i colori del bianco. E sono delle immagini, diciamo, un po' diverse dai miei lavori precedenti, hanno un qualcosa, diciamo, di più poetico. Il paesaggio in queste immagini è visto mai come un racconto del luogo, ma piuttosto come il racconto di un'atmosfera. Ci sono queste immagini qui, per esempio, che sono state scattate nei pressi di St. Moritz, località molto conosciuta da tutti. Questi due alberi magari saranno stati visti da chissà quante persone lì passeggiando, però in questa immagine quello che ho voluto rappresentare non è la fotografia del luogo, ma è la fotografia di una particolare atmosfera in questa particolare situazione di luce anche, che si è creata con questa nevicata che era praticamente in arrivo. Le stampe sono realizzate da me con la tecnica tradizionale, sono tutte stampe che vengono da pellicola e fatte su carta baritata con il sistema tradizionale. Io ho avuto la fortuna di lavorare con dei grossi fotografi americani, in particolare con John Sexton, che è stato assistente di Ansel Adams. E da loro, diciamo, un po' mutuato questa tecnica di stampa, dove si cerca un po' il dettaglio, la cura del particolare, quindi una certa, chiamiamola, raffinatezza piuttosto che un impatto aggressivo. Ho voluto creare questo ambiente in questo particolare lavoro dove l'occhio dell'osservatore deve rimanere a suo agio, quindi deve spaziare nell'insieme delle immagini senza che queste cozzino fra loro. Questo secondo me è un elemento molto importante quando si presenta un progetto fotografico e credo che questa volta sia particolarmente raggiunto questo obiettivo da questo lavoro. Un altro aspetto importante è quello proprio della tecnica che c'è dietro alla stampa di queste foto. Io sono legato, ripeto, alla tecnica tradizionale perché sono convinto che la fotografia deve avere un valore anche di durabilità nel tempo e purtroppo tanto materiale che oggi c'è in giro, come fotografie non ha questa caratteristica, quindi è un valore aggiunto che bisognerebbe comunicare un po' di più anche al futuro collezionista, perché purtroppo in Italia c'è, diciamo, una cultura crescente della fotografia, del collezionismo. Bisognerebbe un po' dare più informazioni su questi aspetti che poi nel tempo conservano anche il valore dell'immagine. È ovvio che se abbiamo di fronte un'immagine che sicuramente sarà lì per 300-400 anni, è diverso da un'immagine digitale che, per quanto possa essere garantita adesso dai nuovi prodotti, che sicuramente hanno raggiunto un'ottima qualità, non è paragonabile con la fotografia tradizionale. Quindi questi aspetti, secondo me, andrebbero un attimo valorizzati.